Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, qui vi parla il Simulan 2000 e oggi ragazzi siamo tornati con Watch Dogs per la 24esima parte della nostra serie. Ragazzi mi raccomando, se la serie e gli episodi vi stanno piacendo, vi ricordo di supportarmi sempre con un mi piace, un commento al video, condividetelo se potete, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti del mio canale e rimanere sempre aggiornati. Detto ciò ragazzi, direi che possiamo continuare con la nostra avventura. Continuiamo, let's go. Dunque, l'ultima volta, se vi Fai in ricordate. fretta prima che cambi idea! Ok, T-Bone, stai calmo. Se vi ricordate, l'ultima volta dobbiamo attivare questa trappola appunto di T-Bone. Attiviamola. Niente male, vero? Ehi, se ti salta un braccio, te ne scolpisco uno nuovo! La tua fiducia è incoraggiante. Oh, scusami, sono qui per tirarti sul morale? Dai, dai, dai! Credo proprio che tu abbia frainteso il nostro rapporto. Sei un'opportunità. Tu mi aiuti e io ti aiuto. Sei tu che non hai capito. Ti ho trovato ubriaco al Jazz Bar che brindavi al tuo glorioso passato. Non sono un'opportunità, sono la tua sola chance. Sai che c'è? Mi sa che mi piaci, ma non siamo amici. Prima di tutto mi serve dell'hardware della Bloom. È un po' che sono fuori dal giro. Devo capire come funzionano gli scanner. Vuoi che entri nella Bloom? Non ancora. Qualcun altro ha già rubato l'hardware delle talpe. È roba che vale sul mercato nero. Comunque li ho trovati. Diciamo che sono dei grandi fan del secondo emendamento. Ti presto un fucile. Ti potrà servire. Fai un salto alla pompa di benzina per me? Le bande di Pawn mi hanno sequestrato tutto. Mi serve che vai a riprendermi il camion. D'accordo, amico mio, allora andiamo a riprendere appunto questo tuo caro camion. Ragazzi, comunque, devo dirvi un po' di cosette. Allora, dunque, per prima Come cosa. dopo l'istato del Merdyland per fare amicizia con un cyberterrorista reticente. Purtroppo mi serve il suo aiuto. Non solo con i file. Se sarà necessario lo userò contro Daniel. Rispetterò il mio patto. D'accordo, Aiden. Allora, dunque, attiviamo qui la posizione, perfetto. Allora, dunque, ragazzi, devo dirvi un paio di cosette. Per prima cosa, scusate questa mia, diciamo, assenza in questi giorni, ma sono stato davvero molto, molto occupato con vari impegni. Quindi, perdonate questa mia assenza, ma questo è il motivo per cui a volte, se mi vedete caricare molti video in sequenza, è perché già so che nei prossimi giorni sarò impegnato e quindi li tengo già pronti per pubblicarli. Quindi a questo punto, ragazzi, comunque non preoccupatevi perché sono riuscito a liberarmi almeno per ora da questi impegni e quindi posso continuare a stare qui con voi. Quindi vi chiedo ancora scusa per questa mia assenza in questi giorni. Per quanto riguarda invece appunto le altre cose che devo dirvi, ragazzi, se vi ricordate appunto nell'ultimo episodio, diciamo, non avevo, almeno io non avevo ben capito la missione dove Ehi, iniziava e dove finiva. la stai facendo sudare, tipo. Devo avvicinarmi. D'accordo. Quindi ragazzi, se vi ricordate appunto nella precedente missione, non, appunto, non avevo notato dove la missione iniziava e dove finiva, quindi avevo deciso di concluderla in quel punto in cui abbiamo iniziato in questo episodio. E praticamente nel precedente episodio, se vi ricordate, abbiamo finalmente trovato T-Bone, ovvero il creatore del CTOS. Dobbiamo convincerlo a venire con noi a Chicago. Però a quanto pare T-Bone a Chicago è ricercato dalla Bloom e quindi dobbiamo aiutarlo appunto a cancellare i dati in modo che una volta che arrivi a Chicago non possano scoprirlo e aiutarci appunto a decrittare i dati che vuole appunto Damien. Allora, per prima cosa appunto dobbiamo recuperare il furgone di T-Bone e quindi a questo punto diciamo che possiamo farlo. Vediamo un po' che cosa abbiamo nella zona. Apriamo la porta, ecco, iniziamo subito così. Allora. Allora bello, vieni qua, forza, dai. Non voglio farti nulla. Coraggio. Dai, muoviti. Avanti. Mettiamoci qua. Stai pensando alla vita, Ehi, ho vero? di meglio da Guarda fare. qui, la porta si apre e poi vengo le spalle. Oh! Bene così. Adesso iniziamo a fare sul serio. No, cavolo! Sul serio non intendevo questo, però.
No, aspetta, aspetta. Vado a controllare. Sì, si, vai a controllare. Allora, voglio cercare Dia. No, non posso andare di qua. Che abbiamo lì col cappellino da pescatore? Allora, adesso mi serve un po' di aumento di... vediamo di non essere volgari qui, ok. Allora, dunque, vediamo un po'. Qui c'è una bella auto che possiamo utilizzare col suo antifurto. Allora, dunque... ma lì abbiamo... un uomo! Il furgone è quello. Ok. Forza, identificati. Sì, sì, ora mi identifico, non preoccuparti. Allora, controllate la zona. Vai, controllate tutto, prego. Allora, qui che altro abbiamo? I amici miei. Un boscaiolo! Vai! Eole! Tu stai fermo, bello! Non si dicono le parolacce, non si dicono. Allora, dunque, qui cosa abbiamo? Il furgone. Aspetta. Attento, non vedi, non scopri. Guarda, la porta si abbassa. Guarda lì. Ok, allora. Dunque, cos'altro abbiamo qui adesso? Mi sembra che ne sia rimasto soltanto uno. Però mi sembra che sia in alto. Allora, vediamo un po' qui. Sei tutto soletto, vieni qua, bello. Vedi di non scoprirmi. Ehi, thanks. È la nostra occasione. È la nostra occasione. Vai. Siamo qui per aiutare. Eccoci qua. Sbattetelo fuori strada. Allora, dunque, prima cosa, impostiamo la destinazione a questa qua che ci stanno tutti quanti inseguendo, ok? Non c'era un furgone più lento. E infatti. Scherzi? L'hai già preso? Sì, l'ho preso, ma mi inseguono. Oh, cazzo. E adesso che facciamo? Che cosa? Non direi mica sul serio. E infatti. Non ti aspettavo che prendessi davvero il furgone. Se vuoi, vedi di impegnarti un po' di più. Sì, sì, ok. Forza, prendetelo. Vicino a una delle mie sculture. Gli facciamo fare un giro del museo. D'accordo, facciamoci vedere questo giro del museo. Colpitelo. Colpitelo. Avanti, mamma mia, questo furgone è veramente lentissimo. De forza che siamo quasi arrivati, coraggio. Ah, Tibon. Perché mi fai fare queste cose? Perché? Oddio, eccoci qua. Attirali dietro la mia scultura. È pronta a saltare. Sì, sì, sempre. Sembra che questi non mi ammazzino prima. Wow. Addosso, vai. Allora, dunque. Non iniziamo da te, così. Ecco che iniziamo così, vedete. Ecco qua. Lo sapevo soltanto io. Appena io sento, appunto, quell'arma, è la nostra fine. Perfetto. D'accordo. Il furgone che poi prima era quasi tutto distrutto, adesso si è rigenerato. Ottimo così, eh. D'accordo. Comunque non è Watch Dogs. Tutto, sì. Di cui beccate di questo. Allora, c'è sto coso qua che... Senta, vaffanculo, va. Vai. Sì, come mi hai chiamato? Ripeti? Aspetta, come mi hai chiamato? Beccati questa, vai, così. Boom! Chi è il prossimo, tu? Sì. Niente, quello è diventato immortale, va bene. Facciamo così, ecco. Allora. So che si è nascosto. Se osi farmi furia adesso, io veramente... Dove sei? Eccoli! Boom! Uff, mamma mia. Dobbiamo sempre rendere le cose difficili, vero Aiden? Uff. Chi vive sperando? Ok. Missione completata. Sta ancora cercando Michelle Strauss, 20 anni. Anche se ormai si teme che sia morta.
Strauss è l'ennesima prostituta scomparsa. Due ragazze sono già state trovate uccise con ferite orrende. Data la brutalità del crimine, la stampa ha ribattezzato il colpevole Mano di Sangue. Le autorità chiedono ai cittadini di collaborare alle ricerche. Ho sentito di questo tizio. Immerge le mani nel sangue e poi crea le sue opere d'arte. È un fottuto animale. Deve sperare che non lo prenda. Il bunker sta facendo rumore. Che tipo di rumore? È online. Alcuni se ne sono accorti. Sono solo dei ragazzini. Niente di pericoloso, te li tengo alla larga. Ci hanno sondati un paio di volte. Sondati? Ce n'è uno che mi preoccupa. Si chiama Default ed è molto bravo. Lo sorveglio. Avvisami se diventa un problema. Bene. Ok. Aspettiamo la prossima chiamata. E infatti eccola qua. Allora, ti ho portato il furgone. Oh cavolo, il piano potrebbe funzionare. Bene, ora ti servirà l'autorizzazione per entrare nel quartier generale della Broom. Hai mai inseguito un elicottero? Eh no, non è una domanda retorica. No, ma sono stato inseguito. Si può sapere che c'entra? Ho un presentimento. Ci sentiamo presto. Spero che questo tuo presentimento sia buono, T-Bone. Anche perché vi ha portato questo furgone che ci è voluto. D'accordo ragazzi, direi che quindi questa 24esima parte di Watch Dogs può concludersi qui. So che magari può essere venuto un video più breve del solito, però ragazzi, per farvi vedere appunto che sono tornato da questa mia temporanea assenza e spero che mi capiate per tutti gli impegni che ho avuto. E ragazzi, come tutti gli episodi, vi ricordo che se anche questo vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Tutto ciò ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi, alla prossima!